La squadra allenata da Massimo Silva vara il collaudato 3-4-1-2 con Diallo e Solimeno ad agire da quinti. Calabrese è il raccordo tra centrocampo ed attacco formato da Bernardi e Martiniello, assente per squalifica Valerio. I marchigiani del Monte Giorgio si presentano a Vasto con il 4-3-1-2 e Di Mengo si affida a Ficola e Gnaldi in difesa. Omiccioli è il fulcro del centrocampo, in avanti Cucù e Pampano, assente per infortunio Arturo Lupoli, dirige Duzel di Castelfranco Veneto. Avvio propositivo della formazione di casa con Calabrese che al decimo prova a suonare la carica, ma la sua conclusione dalla distanza non inquadra la porta. La squadra biancorossa continua a spingere alla ricerca del gol del vantaggio, questa volta ad essere pericoloso è Diallo. Il calciatore guineano, molto attivo in fase di possesso, riceve bene da Calabrese e con una sorta di tiro cross impegna severamente il numero uno ospite Marani. Alla mezz'ora prova a scuotersi dal torpore il Monte Giorgio con Cucù, ma la sua mira non è dei tempi migliori. Il Monte Giorgio prende le misure sul finale del primo tempo, passa anche a condurre. Punizione sulla tre quarti di Omiccioli che chiama al colpo di testa Ficola. Il portiere della Vastese respinge come può, sulla sfera si avventa Cucù che deposita in rete tra le proteste di casa, a farne le spese Martiniello che viene ammonito. La reazione aragonese è veemente, ma al 44esimo Martiniello si fa ribattere il tiro da buona posizione, mentre nell'unico minuto di recupero della prima frazione di gioco Di Filippo non inquadra la porta dopo un colpo di testa. L'inizio di ripresa è da suicidio per la Vastese. Al primo minuto Cucù scappa alla difesa di casa, il pallone messo in aria e velenoso con Altobelli nell'intento di spazzare, beffa il suo portiere. La Vastese non demorde e dal quinto minuto Martiniello prende posizione in area di rigore ed induce il diretto difensore a commettere fallo. Duzel non ci pensa due volte e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta lo stesso numero 9 aragonese che realizza. La Vastese prima del quarto d'ora perviene al pareggio. Diallo è bravo a mantenere in vita un pallone sulla sinistra e pennella in mezzo, dove il più veloce di tutti ad arrivare è Martiniello che di testa angola bene e batte Marani. A questo punto la Vastese ci prova e si spinge in avanti, ma presta il fianco alle ripartenze ospiti. Cucù spinge sulla sinistra, il suo cross è respinto in modo maldestro da Di Rienzo e la sfera resta lì e per Pampano è gioco da ragazzi mettere in rete. Al 20esimo ancora Pampano ha sui piedi la palla per la doppietta di giornata, ma la conclusione del numero 7 finisce fuori di poco. Ma la quarta rete è rimandata solo di un minuto. Albanesi, defilato, entra in area di rigore con un gioco di gambe, induce il diretto avversario al fallo. Dagli 11 metri va Cucù che realizza centralmente per la sua doppietta personale. A questo punto i padroni di casa si proiettano in avanti alla ricerca del gol e l'occasione arriva alla mezz'ora quando Calabrese viene atterrato in area di rigore. Come contro l'Agnonese, la Vastese decide di cambiare tiratore, ma questa volta la scelta non è azzeccata perché Calabrese si fa ipnotizzare da Marani. Prima dei titoli di coda il neo entrato Mandolesi al 40esimo ha l'occasione di entrare nel tabellino dei marcatori, ma la sua conclusione è deviata in angolo da Di Rienzo. Ancora un passo falso in casa per gli aragonesi che non riescono a muovere la classifica dopo i passi falsi contro Agnonese e Aprilia. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, prima della sosta, sfida delicatissima in trasferta contro il Matese. Correa c'è invece la prova dei marchigiani che non si sono demoralizzati dopo il pareggio, portando a casa l'intera posta in palio. Mister Silva, è d'accordo che sul 2-2 la squadra forse poteva prendersi qualche minuto per ragionare, invece avete deciso, la squadra ha deciso di andare subito alla ricerca del gol del vantaggio e vi siete scoperti un po' troppo? Beh, ma il terzo gol che abbiamo preso però non è che l'avamo scoperti, ha fatto un tiro al volo molto in diagonale, schiacciato a terra, quindi abbiamo preso 4 gol, ma sembra sempre non si può raccontare, insomma, un'autorete, un rigore. Le due situazioni sul portiere si poteva fare meglio, però perché poi il reparto difensivo, forse un po' i duelli hanno sofferto, però come squadra è chiaro, sono un po' arrabbiato soprattutto per il primo tempo che potevamo fare di più, primo tempo, ecco. Dopo la squadra ha avuto anche una buona reazione, sul 2-2 pensavo di vincere e poi abbiamo sbagliato anche il rigore, quindi una giornata anche oggi sugli episodi non molto fortunati. Arrivano i giocatori nuovi, ma poi non è che arrivano a questo fatto della pandemia, delle cose, non è che arrivano allenatissimi. E quindi magari da fuori si può pensare, hanno comprato quel giocatore, ma però ci vuole, deve trovare il ritmo partita, deve trovare lavoro, e non è facile. Comunque anche oggi il fatto del centrocampo non è che loro hanno avuto grandi tiri o azioni, giocavano in ripartenza, ma noi in difesa eravamo sempre ben schierati. Dopo magari abbiamo perso qualche duello e questo non va bene.
nel primo tempo l'abbiamo vista abbastanza arrabbiata, soprattutto a inizio gara non vedeva le cose andare bene, poi è uscita fuori, avete preso le misure e avete portato a casa il successo. Sì, anche perché mi sono arrabbiato soprattutto perché abbiamo incontrato la Vastese, squadra sicuramente importante, che giocava lo stesso modulo del Vasto Girardi, dove domenica scorsa non abbiamo subito certe situazioni, oggi soprattutto nella prima parte abbiamo subito, mi sono arrabbiato soprattutto per quel motivo lì. Poi invece poi quando siamo riusciti a prendere misure, sì, sicuramente devo essere soddisfatto, abbiamo preso la strada giusta perché comunque abbiamo creato tra domenica scorsa e oggi tantissime palle gol, subiamo qualcosina, però penso che la crescita di questa squadra va anche per questo motivo qui. E dobbiamo lavorare sapendo che la fase difensiva in questo momento è quello che dobbiamo lavorarci di più, invece davanti secondo me il modo di attaccare, perché ripeto, partire dal portiere e arrivare all'attacco merito anche della fase dei difensori, la stiamo facendo abbastanza bene.